Io personalmente ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e lavorare con Federico Bedini-Amati e con tutto l'ufficio del turismo di San Marino durante la mia posizione di direttore Europa dello UN Tourism. San Marino, assoluto protagonista, veramente incredibilmente dinamico e propositivo a livello mondiale. Un San Marino che è riuscito a posizionarsi con grande forza e con grande energia. Quindi io in Enit ora non posso far altro che seguire, continuare e incrementare di nuovo i bellissimi legami che già ci sono. L'Ufficio del Turismo in generale, la strategia del turismo di San Marino è stata da subito molto intelligente perché è stata subito, diciamo, interpaese in qualche maniera con il TTT o tutti i tavoli di collaborazione a cui ho partecipato. Proprio come direttore Europa dello UN Tourism, e che hanno posto le basi poi per lo sviluppo futuro. Da subito si è centrato il tema, i borghi, i best tourism villages all'epoca, quindi tutte le zone rurali che in qualche modo non sono il punto di aggregazione principale, ma che rendono San Marino in sé una destinazione assolutamente eccellente. Io porto in Enit questa eredità, cioè il fatto di lavorare con gli altri paesi. Per me non esistono competitori, esistono solamente alleati, perché solo uniti, tenendoci per mano, andiamo molto, molto lontano.